Continuiamo il nostro telegiornale parlando del caso di un'anziana disabile sfrattata, l'abbiamo seguito per diverse settimane, oggi era il giorno dello sfratto esecutivo, è stata ottenuta una proroga. L'anziana disabile al 100%, 71 anni, reduce da un'ischemia, si è sentita male durante lo sfratto esecutivo. Ad aiutarla i sanitari del 118, chiamati immediatamente. Siamo a Marghera, in via della Trota. Qui la famiglia d'origine austriaca, Rossi Spernic, questa mattina ha avuto lo sfratto coatto. Due adulti, un ragazzino di 17 anni, due cani e pure la disabile 71enne. Stava per diventare il primo caso in Italia di sfratto esecutivo senza la presenza, al primo accesso, né di un ufficiale giudiziario né di un suo delegato, racconta la figlia Roberta, 47 anni. In tre anni siamo riuscite, dopo l'ischemia che ha fatto, siamo riuscite a rifarla camminare, con dei forti sforzi, grandi sacrifici, perché io ho dovuto seguire mia madre e non andare a lavorare proprio per questo. Episodio gravissimo per il presidente del Marco Polo, perché si sta dando l'avvio a un nuovo caso di speculazione con sequestro di abitazione. È impensabile che una persona sotto i 50.000 possa perdere il proprio alloggio. Pignorate parte dello stipendio, prevedete più del quinto, ma per cortesia non buttate in strada la gente per poche migliaia di euro. 40.000 euro il valore della casa, pignorata dalla banca dopo 9 aste andate deserte. A scongiurare il peggio e di lasciare in strada la famiglia, l'arrivo dei dirigenti massimi del commissariato di Marghera, ottenuta una proroga per maggio prossimo. Il giorno 2, il giorno 3 la dirigente sentirà queste persone e quindi agiremo a seconda delle difficoltà di queste persone. Saranno aiutate naturalmente se avranno i requisiti. Vi faccio vedere una notizia battuta.